Ciao e benvenuto sul canale Mitologie e Leggende. Oggi parleremo di un oggetto che ci è molto familiare, l'acchiappasogni. Li vediamo spesso sulle bancarelle degli indiani e ai nostri occhi sembrano carini e caratteristici. Dietro gli acchiappasogni, però, c'è molto più che un monile o un souvenir della cultura indiana. Quelli che abbiamo noi in casa o che si vedono in giro hanno perso il significato culturale e simbolico per cui sono nati. Ma se doveste visitare qualche remoto villaggio dei nativi in America, scoprirete che dietro un semplice simbolo ci sono credenze molto radicate. Il vero acchiappasogni ha avuto origine nella cultura Ojibwa, che noi europei chiamiamo Chippewa. Non era un popolo molto numeroso e le tribù si concentravano quasi esclusivamente nell'attuale Michigan. Parliamo di secoli prima che gli europei invadessero l'America. Secondo gli Ojibwa, l'acchiappasogni aveva il compito di proteggere una persona o una famiglia e la sua costruzione andava fatta con molta cura e solo da un uomo mosso da nobili sentimenti. Per questo motivo, il talismano, perché è di questo che stiamo parlando, inizialmente veniva costruito da uno sciamano, un anziano saggio o il capo tribù. Successivamente anche gli altri membri delle tribù iniziarono a crearli, ma affinché avesse effetto, era necessario che la loro anima fosse in pace con la natura e il loro popolo. Il suo aspetto non è casuale, ma ha un significato ben preciso. Il cerchio è la parte principale ed è il simbolo dell'eterno ritorno, della vita che nasce, muore e poi ritorna. Le piume d'aquila, colorate in modo diverso tra loro, rappresentano i sacri punti cardinali: bianco per il nord, giallo per il sud, nero per l'ovest e rosso per l'est. La ragnatela all'interno del cerchio ha il compito di catturare e trattenere tutti i sogni, e se si tratta di sogni positivi, l'amuleto li affiderà al filo delle perline, che rappresenta le forze della natura, e li farà avverare. Se li giudicherà invece negativi, li consegnerà alle piume che li allontaneranno disperdendoli nei cieli. La costruzione richiedeva tempo e qualora la persona in quel periodo avesse accumulato rabbia, gelosia o altri sentimenti impuri, bisognava iniziare da capo, perché l'acchiappasogni doveva essere infuso da un animo nobile e puro. Il cerchio centrale, che rappresenta l'universo, era di legno flessibile, in genere colorato di rosso, e veniva avvolto da un laccio di daino o di animali selvatici, di cui gli indiani avevano un grande rispetto, perché si sacrificavano per il bene della tribù. Un lungo filamento di pelle creava all'interno del cerchio una rete simile alla tela di un ragno, dove si attaccavano una o più perline. Le quattro piume d'aquila erano invece legate all'esterno del cerchio, simbolo della forza divina, del grande spirito, colui che decideva se un sogno era buono o meno. I nativi americani ne costruivano uno per ogni loro figlio e lo appendevano sopra la culla. Avevano lo scopo di catturare gli incubi e di permettere ai bambini un sonno tranquillo, proteggendoli fino al risveglio. Ancora oggi, a secoli di distanza, gli indiani mantengono questa tradizione e, almeno per i nativi, ha un significato molto profondo. Purtroppo, a partire dagli anni 60, questi bellissimi talismani iniziarono a essere commercializzati, cosa che ne inibisce il reale significato, scatenando indignazione e critiche pesanti da parte delle varie tribù,
che ritengono che ciò profani la loro cultura e soprattutto il loro credo. Oggi gli acchiappasogni sono niente più che semplici decorazioni e di certo non hanno il magico e mistico potere per cui erano stati pensati. Per noi occidentali, comunque, ogni volta che ne vediamo uno mosso dal vento davanti a una finestra, è una specie di simbolo, e a volte si ha l'impressione che uno spirito invisibile si adoperi per portare fortuna a noi e alla nostra casa. L'acchiappasogni è anche al centro di molte leggende. Ve ne racconterò due che secondo me fanno capire la grande importanza che questo piccolo oggetto ha per le tribù indiane. Secoli prima che l'uomo bianco giungesse a sterminare la gente e a conquistare le loro terre, in un villaggio Cheyenne c'era una bambina chiamata Nuvola Fresca. Un giorno la bambina, spaventata, disse a sua mamma, ultimo sospiro della sera, che ogni volta che scendeva la notte, lei vedeva un uccello nero che si posava sul suo corpo e iniziava a beccarla per nutrirsi. Questo fin quando la mamma non giungeva a darle la buona notte. Quando lei veniva al suo capezzale, quell'uccello scappava e volava via. Ultimo sospiro della sera, allora le sorrise e le disse che quello che credeva fosse reale era un sogno e che l'uccello nero era un'ombra che veniva a salvarla. La bambina allora continuò, dicendole che aveva molta paura di quell'uccello e che avrebbe voluto vedere solo figure bianche che la rassicurassero. Allora, per scacciare quella paura in cui si calava ogni sera la sua bambina, ultimo sospiro della sera intrecciò una rete rotonda che sarebbe servita a pescare i sogni nel lago della notte. Poi infuse nell'oggetto il potere di riconoscere i sogni buoni, cioè quelli utili per la crescita spirituale della sua bambina. Costruì poi molti altri acchiappasogni e li appese sulle culle di tutti i bambini del villaggio Cheyenne. In quel modo ognuno di loro avrebbe solo fatto bei sogni e ogni volta che qualche bambino avrebbe abbellito il proprio talismano, sarebbe cresciuto anche il suo potere magico. Per questo motivo, ogni Cheyenne conserva il suo acchiappasogni per tutta la vita, perché per lui è oggetto sacro, portatore di forza e saggezza. Nella tribù Lakota, un vecchio stregone che abitava sulla cima di un monte ebbe una visione. Il grande saggio Iktome gli apparve sotto forma di ragno e in lingua sacra lo istruì sul ciclo della vita umana. Gli insegnò che da bambini siamo accuditi da persone che ci vogliono bene, poi passiamo dall'infanzia all'età adulta e infine diventiamo vecchi e nuovamente qualcuno si prende cura di noi, come se fossimo nuovamente bambini. La vita quindi è un ciclo e come tale si chiude là dove è iniziata. Poi il ragno prese tra gli oggetti del vecchio un cerchio di salice che una volta si usava per adornare le lance. Attaccò ad esso delle piume di aquila e dei crini di cavallo a cui appese delle perline. Infine iniziò a tessere una rete all'interno e poi continuò la sua lezione spirituale. Disse all'uomo che nella vita ci troviamo avvolti da molte forze, alcune buone e altre cattive. E se si seguono le forze buone, queste guideranno la persona nella giusta direzione. Al contrario, si andrà verso la rovina. Alla fine Iktome consegnò all'anziano il cerchio con la rete e gli disse di utilizzare quel simbolo per aiutare la sua gente. Gli fece notare che aveva lasciato un buco al suo centro, perché quel talismano
avrebbe lasciato passare all'interno di esso le buone idee, le giuste intenzioni e i sogni positivi, e avrebbe catturato nella rete tutti i pensieri cattivi e gli incubi che avrebbero affollato le loro notti. Da allora i Lakota ritengono l'acchiappasogni un oggetto sacro e lo appendono all'entrata dei loro tepe per filtrare i sogni e le visioni. La meravigliosa sacralità di questo oggetto è qualcosa che ci ricongiunge a un popolo, quello dei nativi americani, che sapeva vivere in armonia con la parte materiale e quella spirituale della terra. È vero che oggi gli acchiappasogni sono spesso dei semplici oggetti di arredamento, ma personalmente sono convinto che se li osserviamo conoscendone la storia e li conserviamo con rispetto, possiamo ancora oggi risvegliarne il magico potere simbolico, almeno in parte. Anche questa storia finisce. Fatemi sapere con un commento se vi piace questo genere di leggende. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Io, come di consueto, vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.